Brescia ieri ha rovesciato il succo d'uva sul suo vestito nuovo. Tutti si sono messi a ridere e per poco non ho riso anch'io. Ma la mamma mi dice sempre di essere gentile e così ci ho provato. Non penso che abbia funzionato, però. Ho detto: il viola è il mio colore preferito. Ho pensato che Tanisha avrebbe riso, invece è corsa via. Quando è tornata, l'intervallo era finito. Ha indossato il grembiule per l'ora di arte e non ha guardato più nessuno. Volevo dire a Tanisha che arte è la mia materia preferita, ma non volevo che scappasse di nuovo. Allora ho dipinto alcune chiazze viola e ho aggiunto del verde, fino a che non ho ottenuto un mazzo di bellissime viole. Mentre dipingevo, pensavo a Tanisha. Avrei dovuto darle il mio tovagliolo? Prestarle la mia felpa? Rovesciare il mio succo? Così tutti avrebbero guardato me? Cosa significa essere gentili? Forse si tratta di dare. Fare dei biscotti per il signor Rinaldi che vive da solo. Dare le mie scarpe strette a qualcuno che ha i piedi più piccoli. Forse si tratta di aiutare. Mettere i piatti sporchi nel lavello. Occuparsi di Otis, il porcellino d'India del nostro laboratorio. Forse è dare attenzione a qualcuno. Dire a Desmond che mi piacciono i suoi stivali blu. Chiedere alla ragazza nuova di stare in squadra con me. Ascoltare le storie di zia Fanny, anche quelle che conosco già. Essere gentile dovrebbe essere semplice, come buttare via una cartaccia o riciclare una bottiglia, oppure dire grazie, salute, ciao Kaila, come va Omar, buon pomeriggio rabbino Mandelbaum. La mamma dice che il modo più veloce per essere gentili è quello di utilizzare il nome delle persone. Essere gentili può essere anche difficile, anche quando sai cosa fare. È difficile insegnare a qualcuno qualcosa in cui non si è bravi. E prendere le difese di qualcuno quando gli altri non sono gentili è davvero difficile. E che fifa! Forse non posso risolvere il problema di Tanisha con il succo d'uva. Forse tutto quello che posso fare è sedermi accanto a lei nell'ora di arte e fare un disegno per lei, perché so che anche a lei piace il viola. Forse posso solo fare dei piccoli gesti, ma i miei piccoli gesti potrebbero sommarsi a quelli degli altri e insieme potremmo formare qualcosa di grande. Qualcosa di davvero grande, così grande che tutta la nostra gentilezza potrebbe uscire dalla scuola e diffondersi in città. Viaggiare. Andare ovunque, in tutto il mondo. E tornare a noi, così che possiamo essere gentili. Ancora e ancora. E ancora.